Una grande vittoria di Fratelli d'Italia nel DL fiscale. A settembre, in occasione del DL scuola, ci siamo accorti che i migliori si erano dimenticati di riferenziare i congedi parentali straordinari per i genitori che avessero i figli in didattica a distanza o, peggio ancora, in quarantena. E a settembre abbiamo presentato questo emendamento. Con i migliori non si discute mai, perché devono apporre la fiducia, perché non riescono a approvare, nonostante abbiano una maggioranza parlamentare enorme, alcunché se non appongono la fiducia. Allora l'emendamento è decaduto. Abbiamo proposto l'ordine del giorno, il governo ha approvato il nostro ordine del giorno. Col nostro ordine del giorno si chiedeva il rifinanziamento dei congedi parentali straordinari per i genitori con i ragazzi al di sotto dei 14 anni in DAD o in quarantena. Ed ecco che all'articolo 9 del DL fiscale è stato introdotto finalmente il rifinanziamento dei congedi parentali. Tradotto, Fratelli d'Italia, pur senza occupare poltrone dall'opposizione, è capace di costruire il benessere dei cittadini, è capace di stare al fianco delle famiglie, è capace di chiedersi come sia possibile che lo Stato non intervenga con le famiglie prima flagellate dalla pandemia e poi dai provvedimenti di questo Stato. E allora il concetto per Fratelli d'Italia è semplice: se io ti chiudo la scuola, se io ti mando in DAD, io ti aiuto con i congedi parentali. Una vittoria di Fratelli d'Italia al fianco delle famiglie, una vittoria di una opposizione che non fa sconti, ma che sa anche costruire, perché studia i provvedimenti e pensa agli italiani.